Il Partito Democratico di Teramo presenta la sua lista a sostegno di Gian Guido D'Alberto Sindaco. 32 nomi e i primi posti assessori e consiglieri uscenti, come segno di gratitudine per il lavoro svolto in questi 5 anni. Un bilancio risanato con l'assessore Stefania Di Padova e Teramo tra i primi comuni in Italia per la raccolta differenziata con l'assessore a ramo Martina Maranella. Insieme ai veterani della politica in lista PD spiccano però tanti giovani professionisti, imprenditori e studenti. Jacopo Di Michele, 20 anni, veramente il più giovane della lista. Perché questa scelta proprio del Partito Democratico? Bah, la lista del Partito Democratico per me è una lista coerente, venendo io da un impegno di partito, da una giovanile di partito che dura già da qualche anno. Invece la scelta per Teramo è anch'essa una scelta coerente, perché Teramo è la mia città, lo è da sempre, ed è qui che hanno trovato spazio tutte quante le mie azioni politiche e civiche. Quindi la scelta di candidarsi non è per sostituirle, ma è anzi per dargli più forza, più voce e andare avanti in questo percorso. Ilaria Barnabei, 26 anni, praticante avvocato, la più giovane della lista del Partito Democratico per Gian Guido D'Alberto Sindaco. Perché questa scelta? Ho scelto di candidarmi al Consiglio Comunale della città di Teramo perché Teramo è la città che ho scelto per la mia formazione culturale, scolastica, universitaria, perché ho frequentato l'Università di Teramo, ed è la città che ho scelto adesso per la mia formazione e crescita professionale. Lavoro in uno studio legale qui a Teramo come praticante avvocato ed è la città in cui ovviamente rimarrò per costruire e prospettare il mio futuro. Vorrei che questa città fosse attrattiva, tornasse ad essere attrattiva con il progetto politico iniziato già 5 anni fa con l'amministrazione a guida centrosinistra, con il sindaco Gian Guido D'Alberto. Si è avviato questo percorso di rinnovamento della città, perché vorrei che tanti altri giovani, esattamente come ho fatto io, facessero la stessa scelta di tornare a vivere a Teramo e costruire qui il proprio futuro.